Prendiamo un po' tutto il tempo, lo svisceriamo un po'. Allora, cioè, si parte con un amplificatore di tensione con AV1000 e un polo a meno 100 radianti al secondo. Resistenza d'ingresso 2 megaohm, resistenza d'uscita 1 megaohm. Si reazioni in modo da ottenere un amplificatore con impedenza d'ingresso di 80 megaohm, impedenza di uscita maggiore di 10 megaohm. Poi dice, una volta scelta e dimensionata la rete di reazione, si calcolino le resistenze di ingresso e di uscita così ottenute e il limite superiore di banda del sistema. Quindi proviamo un pochino a farlo. Quindi, ricapitolando, avevamo un amplificatore che amplifica, questo qui è l'esercizio A1 del 16-9-2000. 2000? 9. AV era 2000, c'ho memoria da qui a lì, non mi ricordo, 1000. Io scrivo tutto sempre perché non ricordo niente. Rin valeva 2 megaohm, Rout 2 megaohm, ok, 2 megaohm, Rout 1 megaohm. E poi c'era un polo a meno 100 radianti al secondo. Meno 100 radianti al secondo. Allora, cosa si vuole? Si vuole che la resistenza d'ingresso vada a finire a 80 megaohm e che la resistenza di uscita sia, mi sembra, maggiore di 10, giusto? Maggiore di 10 megaohm. Ok, al lavoro. Dunque, per fare questo ci vuole un'inserzione di tensione, va bene? Che dobbiamo aumentare l'impedenza d'ingresso. E per fare questo, cioè aumentare l'impedenza d'uscita, ci vuole un prelievo di corrente. Allora, per prassi, quando chiedo il valore di una impedenza, mi basta che sia giusto entro il 5%, quindi più o meno 5% di tolleranza rispetto a questi 80. Quindi 5% vuol dire più o meno 4 megaohm. Tra 76 e 84 va bene. Allora, quindi, la parte più difficile è prendere l'impedenza d'ingresso, no? Perché spesso facciamo approssimazioni un po' forti, stavolta non si può esagerare. Allora, che cosa devo fare? Un'inserzione di tensione e un prelievo di corrente. Cosa vuol dire? Che io entro qua, qui ho il generatore di tensione d'ingresso, qui non mi dice niente sulla resistenza del generatore e il carico, quindi faccio un ragionamento del tutto ideale. Qui devo fare un'inserzione di tensione, quindi questo è l'attacco che devo ottenere, questa è la VF. E questa è la VIN, ok? Questa è la rete del beta. E di qua invece devo prendere il carico, che sarà questo. Questa è la corrente che passa nel carico. E se per fare il prelievo di corrente devo fare un collegamento serie in uscita. Quindi la corrente che passa nel carico viene dall'amplificatore e entra direttamente nel beta. Quindi questo è il tipo di reazione e niente, a questo punto devo semplicemente scegliere la rete come facciamo spesso, ma in realtà io qui posso fare diverse cose, no? Cioè, posso fare una squadra da questa parte, una squadra dall'altra parte, mi cambia abbastanza poco. Tanto per cambiare, anzi, facciamo una cosa, vediamo come è fatta la soluzione e facciamola nell'altra direzione, in modo che così vediate due cose diverse. Allora, qua viene fatta una rete così, vedete? Nella soluzione. Oh, giusto per farvi vedere una cosa diversa, ve la faccio dall'altra parte. Vediamo, così vedete due modi di risolvere il problema. Quindi, per esempio, fatta così. Chiaramente posso farne anche tre, ma più gradi di libertà metto, più anche
lungo mi viene, più è facile che trovi effettivamente una soluzione, più è complicato anche diciamo, scegliere tutti i parametri. Questa è una cosa che mi rende tutto abbastanza semplice. Prendiamola così la rete dei beta. L'RL per comodità la metto a zero, tanto non mi viene chiesto un valore specifico e così i conti mi si semplificano. Allora, com'è che procediamo? Abbiamo determinato il tipo di reazione, abbiamo scelto la rete, adesso vediamo di calcolare esattamente che relazione c'è tra i numeri, i valori che scelgo per R1 e R2 e le reimpedanze che si ottengono, così poi possiamo fare le scelte numeriche. Allora, prima la rete del beta. La rete beta è fatta così. Cioè R1 che è questa, R2 che è questa, l'ingresso è di qua, quindi questa è la corrente d'ingresso, chiamiamo questa tensione, la tensione della porta d'ingresso, l'uscita la prendiamo così, VF e IF. Quindi abbiamo un'inserzione di tensione. Quindi la grandezza, la prima grandezza che facciamo uscire è una tensione e abbiamo un prelievo di corrente, quindi qui mettiamo U. Poi come facciamo sempre, qui mettiamo IF e qui mettiamo V, diciamo una grandezza dell'altra porta, sia per l'ingresso sia per l'uscita. Quindi questo è beta, termine 1,1, diciamo in alto a sinistra, quindi beta per definizione è VF su IU per IF uguale a 0. Se guardate il circuito, per IF uguale a 0, quindi non c'è caduta su R1, VF uguale a R2 per IU col segno meno, quindi questo è meno R2. Poi, questo termine qui è un'impedenza di uscita, una R o beta, vedete, R o beta. Perché è un R beta? Perché dalla posizione si vede il rapporto tra VF e IF quando U è uguale a 0. Quindi quando U è uguale a 0, VF su IF fa R1 più R2. Ok, RI beta invece è questa roba qua. Cioè è V su U quando IF è uguale a 0. VU diviso IU quando IF è uguale a 0. Quindi io metto a 0 IF, V su IU fa R2. A posto. Questo per, diciamo, scelta, diciamo, approssimazione, considerarlo nullo. Non è nullo per davvero, è un'approssimazione che facciamo per semplificarci un po' i conti. Fatto questo, abbiamo Hakone, il circuito per Hakone. Ricapitolando, l'ingresso è VS e sta qui. Qui c'è VIN, quindi qui c'è l'amplificatore. A questo punto ci conviene l'amplificatore schematizzarlo con la sua resistenza d'ingresso, col suo circuito equivalente, quindi AV per VIN e la resistenza d'uscita ROUT. Quindi questa è l'uscita. Poi, di qua c'è il beta, di cui utilizziamo semplicemente, vabbè, possiamo mettere tutto e poi tanto mettere il beta a 0. Abbiamo R o beta in serie a beta U. Bene, e qua in ingresso abbiamo la R beta. Questa è la quantità che ci serve, R U. Questo è il circuito. Quindi, Hakone è per definizione IU su VS calcolato per beta uguale a 0. Quindi dobbiamo mettere beta a 0. A questo punto il conto è abbastanza semplice. VIN è uguale a VS per un partitore resistivo, quindi per RIN diviso RIN più R o beta,
Una volta che abbiamo win, abbiamo vv in e quindi u. U è uguale ad av per v in diviso r out più r beta. Quindi a con e è uguale a u su vs e quindi è uguale a av per r in diviso r in più r o beta, che moltiplica 1 diviso r out più r beta. E quindi questo ce l'abbiamo. A questo punto possiamo scrivere il fattore di reazione. Quindi 1 meno beta a con e a che cosa è uguale? A 1 più beta cos'era? Era R2 meno R2, quindi R2 che moltiplica AV diviso R out più R beta, R out, ops, R out più R beta per R in che moltiplica R in più R o beta. Allora, mettiamoci un po' di numeri, ricordiamo un po' le cose. Allora, avevamo detto che R beta era R2, R o beta era R1 più R2. Vediamo se le cose tornano, perché non tutte le scelte poi funzionano. R beta era R2, R o beta era R1 più R2. Queste due frazioni sono frazioni più piccole di 1, come di solito succede. Questa V vale 1000. R out era, quant'era? R out era 1 megaohm, R in era 2 megaohm. Quindi questo era 1 megaohm e questo qui era 2 megaohm. Ok. Allora, RIF è uguale a che cosa? La resistenza d'ingresso della rete di beta, che è R in più R o beta, va bene? Quindi qui abbiamo R in più R o beta che moltiplica 1 meno beta A con E. Questa sarebbe la con E per RL, è per la resistenza interna del generatore nulla, ma è esattamente il nostro caso, quindi non c'è bisogno di specificarlo. Bene, e questa qui deve essere 80 megaohm. Tenete presente che l'R in di partenza vale 2 megaohm, quindi cosa vuol dire? Questo qui è R1 più R2, se R1 e R2 sono piccini, va bene rispetto a 2. Immaginiamo che siano trascurabili rispetto a 2, io devo fare in modo che il beta con E sia 39, cioè meno 39. Questa non è facile perché se vedete bene, e beh no, invece no, è abbastanza facile perché se R1 più R2 è piccolo rispetto a R in, questo termine qui fa 1, però con R2 qui posso aggiustare molto molto bene il valore beta con E. Va bene, poi questa considerazione ce la serviamo per dopo. La resistenza d'uscita che cos'è? È la R out più R i beta per 1 meno beta con E, calcolato con la resistenza del carico nulla, che è già il nostro caso, e questo deve essere maggiore di 10 megaohm. Allora, innanzitutto vediamo un attimo la cosa. Questa è 1 megaohm. Questa R beta è R2. Vedete, in pratica, diciamo, se faccio la cosa che ho detto prima, se cerco di fare R1 e R2 più piccole di 2 megaohm e di fare il fattore di reazione circa 40, va bene? Allora, anche sotto la cosa è soddisfatta, perché se il fattore di reazione è circa 40, per 1 mi fa senz'altro più di 10 megaohm. Quindi io mi aggiusto il primo e il secondo viene da sé, con quel criterio. Allora, scegliamo di fare così.
abbiamo detto, poniamo R1 e R2 molto più piccole di Rin, e 1 meno beta con E, vabbè, per essere sicuri io lo prenderei 39, di modo che se anche poi R beta viene un po' più grande, anzi potrei andare anche 38, un 5% meno, al limite inferiore di quello che ho detto, di modo che anche se R1 più R2 viene un po' più grande, comunque siamo entro il 5%, d'accordo? Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che prenderei beta con E uguale a meno 37, e quindi faccio questa operazione qua, 37 uguale a R2 per AV diviso Rout. Ok, nell'approssimazione che ho fatto, R beta, chiaramente se trascurabile rispetto a 2 sarà trascurabile anche rispetto a 1, e R beta è trascurabile rispetto a Rin, se l'ho detto prima mantengo la stessa cosa. Va bene? Speriamo che abbia fatto bene a non essersi messi un po' troppo verso il basso, perché se faccio così che cosa succede? Io in pratica questo mi porta un po' troppo in là. Facciamo così, prendiamo, che sto facendo due approssimazioni contrastanti, facciamo così, prendiamo 39 in modo che questo venga 38 e questo quindi è 38, va bene? Allora, da qui posso ricavare direttamente R2, quindi prendo 38 per Rout diviso AV, quindi sono 38 per Rout fa 1 mega, sono 38 per 10 alla 6 diviso AV diventa 38k, 38 kilo-ohm, vedete un pochino al limite, 38 kilo-ohm. Vabbè, poi facciamo la prova e semmai aggiustiamo. R1, in pratica posso fare cosa mi pare per R1, in questo caso. Beh, non farei proprio cosa mi pare, però sì, R1 praticamente non conta. Avete notato? Praticamente R1 non conta perché non entra più. L'importante è che sia piccolo, non entra più nel gioco. Questo un pochino mi stupisce, controlliamo un attimo, mi stupisce che R1 non conti, perché ma R1 è in serie, no? Vabbè, allora è giusto, R1 è quella che va dall'ingresso all'uscita, no? Mi sbaglio? R1 è questa, quella conta poco, perché quella potrei anche togliere in realtà. Posso mettere a 0, perché vedete perché conta poco, perché intanto in serie all'ingresso dell'amplificatore operazionale, intanto quell'amplificatore operazionale se non è attraversato a corrente, il valore di R1 nell'approssimazione cortocircuito virtuale praticamente non entra corrente, quindi il valore di R1 non è così importante, la metto a 0, tanto vedo che alla fine non mi incide niente. Cosa più semplice è toglierla proprio. Prendiamo R1 uguale a 0. Ok? E adesso vediamo che succede. Quindi io il conto a questo punto abbiamo scelto. Vi ho fatto un pochino di approssimazioni. Però vedete cosa è successo in pratica. Guardate qua. Facciamo il conto. È inutile che... facciamo il conto preciso adesso. Quindi... RIF uguale a RIN più RO beta che è uguale a R2 stavolta, va bene, per 1 più, anzi facciamo prima il conto dei fattori di reazione, dunque 1 meno beta A con E, quanto è venuto? Viene 1 più, prendiamo il conto di prima, cioè R2 per AV diviso Rout più R2, quindi R2 per AV diviso Rout più R2, va bene, tutto per Rin diviso Rin più R2,
bene? Quindi viene 1 più 38 diviso 1038 per 1000 per 2000 diviso 2038. Io questo ho detto farà 39, ora farà un pochino di meno di 39 in realtà, ma insomma non tanto di meno. Allora, 38 diviso 1038 per 1000 per 2000 diviso 2038 fa 35,92, un po' piccino. Probabilmente mi conveniva prendere un numero leggermente più grande, ma insomma basta diciamo un'approssimazione che si fa facilmente. Allora, Rin RIF a che cosa viene uguale? Ho detto deve venire uguale a Rin più R o beta che è R2 per 1 meno beta con E. Allora, vediamo se ci siamo. Qui viene quindi 2038 per 2.038 megaohm per 35,92. Quindi viene 2038 per 35,92, 73,204. Quanto avevo detto? 5% meno di... era 76. Quindi è venuta un po' troppo piccola. Ok? Allora cosa faccio a questo punto? Devo, praticamente si capisce bene, devo tirar su R2. Giusto? Era R2 che l'avevo presa un po' troppo. Torno un attimo indietro. A questo punto tiro su R2. Che cosa faccio? Bah, semplicemente, per esempio, posso dire qui invece di farlo venire 39, ma a questo punto mi basta probabilmente cercare di farlo venire 40. O anche a questo punto un po' di più, potrei provare con 41. Se faccio venire 41 qui, qui mi viene 40, quindi qui mi viene 40 e qui mi viene quindi 40 kilo, giusto? Va bene? Torniamo avanti, vedete una piccola correzione che mi sono accorto che mi è venuta un po' bassa. Allora se metto qui 40 con, dunque troppo piccola, segniamo così, troppo piccola, con R2 uguale a 40 kilo, cosa succede? 1 meno beta con E viene... stavolta il conto è facile, devo fare 40 diviso 1040, giusto? Per 1000 per 2000 diviso 2040 più 1. L'ho fatto più 1 prima. No, però non uscivo stesso. Non uscivo stesso, vabbè. 38 e 7. Quindi questa è 38 e 7. Quindi questo sarebbe stato 36,92. Ok, troppo piccolo. Per poco però. Perché 36... No, vabbè, non per poco. Allora, qua, a questo punto RIF lo riprendo e mi viene 2040, 2.04 per 10 alla 6 per 38 e 7. Stavolta ci siamo. Giusto? Perché se faccio... 38 e 7 per 2 mi viene 77 e 4, quindi ci sono 77 e 4, 77 e 4 mega ohm, quindi questo va bene, entro il 5%. ROF, vabbè, ROF di sicuro va bene, era Rout più R2 per il fattore di reazione. Quindi mi viene praticamente 1040 per 10 alla 3 per 38 e 7 e quindi fa la metà, no, la metà di più della metà. Per 1040, 40,24 megaohm. Quindi questi sono 40,24 megaohm. E quindi anche questo è maggiore di 10 e quindi va bene. D'accordo?
L'altra cosa che si chiede calcolare è il limite superiore di banda. Allora, io che cosa so? Che limite, come faccio a calcolare il limite superiore di banda? Beh, innanzitutto so qual è l'effetto della reazione sul polo, no? Io so che il polo nuovo del sistema è uguale al polo che avevo prima della reazione moltiplicato per il fattore di reazione. Quindi avevo meno 100 radianti al secondo per 38,7, viene meno 3870 radianti al secondo. E quindi il limite superiore di banda è quella roba là in modulo diviso 2π greco, che fa 3870 diviso 6,28, 3870 diviso 6,28 fa 616 Hz. Quindi abbiamo messo una reazione aggiustando le impedenze come volevamo. Chiaramente, avendo fatto una reazione grande, abbiamo allargato la banda del sistema di 38 volt, 39 volt. Ok. D'accordo. Questo è svolto. Ci fermiamo. No, non ce la facciamo a fare un'altra cosa. Ci fermiamo qua.